Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi facciamo questo video dopo qualche settimana di silenzio, ma questo silenzio è stato dovuto al fatto che ho fatto alcune modifiche a questa vasca, la mia vasca da 100 litri che in questi ultimi tempi diciamo che è soggetta a parecchi cambiamenti, perché un po' è vero che mi sono successi dei disastri, un po' è anche dovuto al fatto che purtroppo noi acquariofili siamo sempre in cerca di progetti nuovi, ci piace sperimentare e così via. Comunque, allora, la prima cosa che noterete è che ci sono dei pesci nuovi, sono degli Hemichromis bimaculatus, detti anche più comunemente pesci gioiello, che diciamo ho scambiato con i Moliwi che possedevo prima, perché niente, praticamente dal mio negoziante di fiducia ho trovato appunto questi pesci che mi sono piaciuti. Ho fatto, come dire, un piccolo scambio, però devo dire che appunto questi pesci gioiello sono molto soddisfacenti alla vista, però diciamo che l'altra parte della medaglia è che purtroppo questi non sono certamente dei pesci che possono essere tenuti in acquari di comunità. Vedete che le continue scaramucce che ci sono tra di loro. Tuttavia farò un video più specifico su di loro. E comunque, allora, la prima cosa che notiamo è che oltre ai pesci che ho messo da qualche settimana, è che ho rimosso il legno che avevo messo come decorazione sulla sommità della vasca. Questo è dovuto al fatto che allora ci sono state, diciamo, delle modifiche nel corso delle settimane, perché allora, quando ho preso questi fantastici pesci, dovete sapere che diciamo, dopo averli messi nella vasca, praticamente uno di loro ha pensato bene di saltare fuori, e praticamente io ero molto spaventato, perché comunque di solito questi pesci non sono soliti saltare. Io questa vasca l'ho tenuta sempre così scoperta, anche con gli altri ciclidi che ci tenevo prima, ma non è mai saltato nessuno. Però si vede che questi qua, presi un po' dall'ambiente nuovo, dallo spavento, insomma, e tutto quanto, praticamente uno di loro è saltato. Quindi, siccome io ho il coperchio di questa vasca, praticamente l'ho rimesso sopra questa vasca, e praticamente diciamo che ho dovuto fare un po' un accrocco mettendo quella lampada che vedete lì a LED sotto al coperchio della vasca. Questa è una vasca, una vecchia vasca dell'Acqua Atlantis che ho comprato diversi anni fa, credo 20 anni fa, forse qualche cosa di meno, però più o meno ci siamo. E appunto ho messo questa lampada sotto al coperchio della vasca. Però praticamente
questo ha fatto sì che io dovessi rimuovere il filtro a zainetto che possedevo prima, e praticamente sono stato per un paio di giorni senza filtro, cosa che appunto non ha comportato nessun tipo di problema, perché come potete ben vedere questa vasca è ricca di piante, quindi c'è la CO2, insomma, comunque diciamo che la fitodepurazione funziona bene, quindi stare qualche giorno senza il sistema di filtraggio tradizionale non è che comporti tutti questi problemi. E ho lasciato comunque il materiale biologico dentro la vasca tramite una bustina, e così facendo ho preservato un po' quella che è la colonia dei batteri di questa vasca. E praticamente ci ho pensato un attimo e diciamo che il progetto era quello di fare dei buchi su questo coperchio al fine di diciamo di fare una vasca completamente coperta, però poi comunque ho visto che i buchi su quel coperchio non erano possibili, o meglio sarebbe venuto fuori un lavoro antiestetico secondo me, e quindi alla fine ho deciso di scendere un pochino con il livello dell'acqua e vedere come andava. Allora, effettivamente non è più saltato nessuno, come pensavo, perché appunto questi ciclidi non sono soliti saltare, non sono come i Betta Splendens o altri tipi di anabantidi che saltano appunto per natura. E quindi appunto, vedendo che non saltavano più, ho deciso di riscoperchiare di nuovo la vasca, cosa che ho fatto, e ho messo questo fantastico filtro esterno della Sicce al posto del filtro zainetto che possedevo prima. Vedete che qui c'è il mio fantastico cassone, più che cassone direi che è un barile. Poi qua c'è la CO2 e niente, questo per adesso con questo filtro mi sto trovando molto bene. Poi semmai più avanti farò una scheda proprio dedicata a lui, cioè non fa nessun tipo di rumore. Mi aspettavo che comunque essendo un filtro esterno ci sarebbe stato magari un leggero brusio di sottofondo, ma in realtà così non è. Quindi sono molto molto soddisfatto. Comunque è il modello Whale 200, e quindi è molto sovradimensionato per questa vasca, che appunto porta 94 litri netti, che però è popolata da ben 12 di questi pesci gioiello. Allora, ripeto che comunque i ciclidi più sono e meglio è, nel senso che comunque se teniamo comunque un certo numero di questi ciclidi, ma come del resto anche i Malawi, Tanganyika e così via,
se tenuti in una vasca non troppo grande, in un numero, diciamo, sostanzioso, si tende un po' a smorzare quella che ha l'aggressività tipica di questi ciclidi. E se vedete delle bolle è perché ho spruzzato un pochettino di acqua ossigenata sul fondo, in questa zona qua, perché praticamente purtroppo io in questo senso ho una finestra e i raggi del sole praticamente mi vanno a finire esattamente cioè in questa zona qua. Quindi che succede? Succede che periodicamente mi si formano i fastidiosissimi cianobatteri. La cosa diciamo odiosa perché in questa vasca comunque non ho alghe, non ho insomma non ho nessun tipo di problema, però chiaramente essendo quella parte della vasca esposta particolarmente ai raggi del sole, purtroppo ogni tanto scappano fuori questi cianobatteri. E pazienza, vedrò magari se riesco a trovare qualche modo magari per non far scendere i raggi del sole così diretti. Comunque, per il resto direi che possiamo parlarne nei prossimi video e vi saluto, appunto sperando di fare dei video a breve più specifici sulle cose di cui vi ho parlato. Ecco, l'ultima cosa che volevo dirvi è che questi pesci mi si sono già riprodotti. E niente, però nonostante appunto si sia formata una coppia, comunque non ho avuto problemi particolari di territorialità. Non mi è morto nessuno fino adesso. Comunque la vasca procede bene perché appunto essendo così tanti, diciamo che l'aggressività intraspecifica tra questi pesci gioiello un po' si smorza, però chiaramente questi non sono pesci che vediamo molto spesso nelle vasche che abbiamo nelle nostre case, proprio perché appunto sono dei pesci particolari che comunque meritano. Più che meritano, diciamo che hanno bisogno di una vasca dedicata a loro. E niente, da questo video è tutto. Se vi è piaciuto, mettete un like e soprattutto iscrivetevi al mio canale. Ciao, ciao.